credo sia emblematico per noi perché in Val d'Agri, praticamente prima dell'avvento di ENI, delle altre compagnie petrolifere, lo sviluppo, quel poco che c'era, era molto molto sostenibile, molto compatibile e molto legato alla terra, appunto, con un'agricoltura di pregio, fiorente, con prodotti di nicchia, tra cui il fagiolo di Sarconi, anche rinomato fuori dai confini regionali. Ho detto prima che eravamo poco conosciute, invece no, siamo conosciutissime. Mi hanno avvicinato parecchie altre signore, quindi grazie a Matera 2019 e grazie alla bellezza dei nostri luoghi, in mezzo a questa Val d'Agri, dovete immaginare questo impianto. Io sono anche una guida del Parco Nazionale. Che quando andiamo in montagna arriviamo in cima e mi dicono: ma cos'è quel paesino tutto lucente lì in mezzo? Dico: quale? Quello in mezzo alla valle è tutto luccicante, perché da lontano si vede l'impianto che appunto si riflette col sole. E devo dire che io faccio questo mestiere e che sono costretta a parlare e a informarmi su tutte le attività estrattive, perché è molto complicato anche parlarne, si arriva inevitabilmente a parlare di diritto, di geologia, di inquinanti, di inquinanti non normati. Quindi bisogna stare lì anche a studiare. Io voglio sottolineare che veramente questa caratteristica tutta femminile della perseveranza è importantissima anche a livello proprio dello studio che bisogna fare per poter poi contestare questi colossi. Noi lo facciamo come fa una zanzara che punge un elefante. Però veramente in maniera molto molesta, cerchiamo di incontrarci spessissimo, di mettere insieme le associazioni ambientaliste, che anche quelle in un piccolo territorio come il nostro erano riusciti a dividerci anche a livello associazionistico, a metterci un po' uno contro l'altro, quindi eravamo poco e manco organizzati. Quindi l'esigenza di creare l'osservatorio come punto di unione di queste persone che comunque hanno preso consapevolezza e di andare evento dopo evento a toccare dei temi specifici e cercare in qualche modo di dire la nostra, di essere anche propositivi, non solo di contestare perché è una realtà presente ormai da tanto tempo, quindi a un certo punto ci siamo anche resi conto che era inutile dire no, no all'estrazione, perché era francamente un po' utopistico pensare che ENI, anche dopo quello che combina, chiudesse gli impianti. Allora abbiamo deciso di porci piccoli obiettivi, ma più fattibili. Quindi abbiamo chiesto una modifica di legge regionale per inserire alcuni inquinanti non normati, per chiedere la zonizzazione, cioè dire non è tutto il territorio ad essere inquinato, ma una parte lo è più dell'altra o l'altra per nulla. Quindi per esempio preservare l'agricoltura, che per noi è invece una forma di sviluppo reale e compatibile col territorio. Ci muoviamo con molta difficoltà anche a livello comunicativo, perché comunicare che una terra è inquinata spesso penalizza proprio quelle attività che invece la proteggono, quel turismo ambientale che sta crescendo, quelle attività legate alla valorizzazione del territorio, l'agricoltura stessa. E per noi la cosa più importante, e come dicevo prima, è anche la vicinanza a questo bacino idrogeologico che è la diga del Pertusillo e che serve, pensate, con l'acqua potabile, ben 3 milioni
di abitanti che non sono lucani ma sono pugliesi. Quindi il varcare il confine della regione non solo perché questo inquinamento tocca anche un'altra regione, ma proprio perché tocca quelle matrici ambientali che sono alla base appunto del vivere comune. Che dire, grazie, per noi è importantissimo. Grazie a te Isabella, chiamo Maria e Annalisa per consegnare a Isabella Bate, guida ufficiale del Parco dell'Appennino Lucano, nonché passionaria dell'Osservatorio Popolare della Val d'Agri, il premio Terra del 2018.